di OMS e noi abbiamo aderito a questo documento perché ci sembra uno stimolo importante per l'avvio di un discorso tra associazioni e tra le associazioni e l'amministrazione comunale. E riteniamo che sia importante quello che aspetto sottolineava la dottoressa di collegarsi alle reti già esistenti. Quella sulla sanità è stata una delle più solide, una delle esperienze più valide che si siano realizzate in questi anni. E sicuramente è importante un altro stimolo che è venuto durante dal dibattito, mi sembra sia quello sulla confrontazione, che è assolutamente prioritario. Quello che secondo noi è importante pure pensare e ripensare anche le cose comunque positive e buone prassi che si sono realizzate negli anni passati, perché nonostante un'amministrazione contraria a livello centrale, noi in alcuni municipi, per esempio segnatamente nel sesto municipio, siamo riusciti a far uscire dal campo un paio di famiglie con il sostegno del municipio che usava uno strumento che è adottato per tutti i cittadini. Cioè non era uno strumento straordinario, era quello del sostegno all'affitto. E in un caso siamo riusciti, c'era un assessore del sesto municipio, adesso c'è un'altra vespa che è presente qua, che ha sostenuto questo tipo di percorsi. Quindi non è impossibile che i Rom intraprendano un'uscita dal campo seguendo dei percorsi che sono adottati da tutti i cittadini. E questo è importante per non centrare delle separazioni. In altri casi l'abbiamo fatto con sostegno di fondazioni, e in alcuni casi con sostegno della Caritas diocesana. Questo mi sembra importante per dire che noi nutriamo, rispetto a quello che riteniamo un utile strumento di avvio di un dibattito, qualche perplessità sull'istituzione di un'agenzia speciale per i Rom. Veniamo da anni in cui il terzo settore romano si è contrapposto a un'altra agenzia speciale dell'amministrazione capitolina, l'agenzia speciale per l'agenzia comunale di tossicodipendenze, che sapete è stato uno dei problemi invece di favorire il contatto tra terzo settore e ASL, per esempio, invece era di fatto un ostacolo rispetto a politiche innovative nell'ambito del settore. Quindi abbiamo qualche perplessità sull'utilizzo di strumenti speciali, e su questo ci teniamo, e anche sul fatto di restringere la sperimentazione solo a due insediamenti, perché riteniamo che sia importante che l'adesione avvenga da parte di singole o famiglie sulla base non dell'insediamento dove vivono attualmente, ma sulla base della possibilità anche che hanno di aderire a un percorso di fuoriuscita dal campo, che non è semplicissimo, proprio perché li abbiamo realizzati, sappiamo che si tratta prima di riuscire a costruire con la famiglia la possibilità della costruzione di un reddito stabile, e quindi sapete che è difficile per tutta la popolazione, a maggior ragione per i Rom, quindi costruire delle condizioni stabili di reddito per potersi poi permettere appunto di pagare regolarmente un affitto che, superata la fase del sostegno, inevitabilmente ricade sulla famiglia. Quindi costruire questo fa parte di una serie di passaggi che sicuramente non tutti quanti riusciranno a fare in tempi brevi, però che vanno avviati. E appunto, noi siamo disposti a mettere sul piatto le buone prassi che abbiamo realizzato negli anni precedenti. Su un ultimo stimolo che può essere dato soprattutto ai componenti dell'amministrazione, ai consiglieri presenti, è quello relativo al fatto che prima dei campi a Roma esistevano altri luoghi di istruzione che erano le baraccopoli. Come Pedro VI fece un salto di qualità di questa città distruggendo le baraccopoli e dando le case a chi abitava, compresi Roma, perché c'erano tanti Roma cittadini italiani che abitavano in quelle baraccopoli, successivamente sono andati a vivere in abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Ugualmente speriamo che questa amministrazione voglia lasciare un segno di un salto di qualità e di civiltà, facendo un passaggio dagli attuali insediamenti per i Rom alle abitazioni ordinarie insieme a tutti gli altri cittadini. Grazie. Prima di tutto voglio ringraziare questo convegno, gli organizzatori di questo convegno, e porto mia stima profonda a tutti i presenti nella sala. Io sono Draga, portavoce da 28 anni della comunità di ex Matola, di origine serba. Nel 2010 siamo stati spostati a Castellamano perché non c'era alternativa con Piano Nomadi, che è scattato con la giunta alemana.
Vi devo presentare il tema, forse qualcuno farò dire Dio lo benedica. Sono 45 anni che sono in Italia, ho 21 nipoti e 6 pronipoti. Qualcuno ha detto Dio lo benedica, grazie. Gentilissimo. Ragazzi, vi dico una cosa, signori, come ha detto il consigliere prima, io non condivido l'ingiustizia, illegalità che diventa legalità nei campi. Io sono primo per questo, perché noi abbiamo subito queste cose. 2 anni e mezzo che siamo stati a Castello Monte Sfiriti, non siamo stati accettati per niente. Riguardo le etnie, un mega campo che fa 1100 persone, ci sono sempre problemi. Praticamente noi per 2 anni e mezzo abbiamo tentato di trovare un accordo sociale di convivere, perché dopo tanti anni, dopo 28 anni, abbiamo avuto finalmente una vita adeguata e dignitosa di vivere con i nostri figli e di integrarli, scolarizzati. Abbiamo 60 bambini che vanno regolarmente a scuola. Valerio non sa questo, perché Valerio gestiva, quando stavo vedendo la lampada, gestiva i nostri bambini che andavano a scuola. Mia figlia era una accompagnatrice dei bambini, accompagnatrice dei bambini. Però siccome abbiamo tentato di integrarci, di fare un'inclusione nella vita insieme, ma non è stato fatto, con tante lettere che abbiamo scritto alla giunta alemana, con tutto il protocollo, con tutti i soccorsi che abbiamo avuto, non si è potuto fare niente. Ultimamente abbiamo scritto anche, c'era stato il 5 agosto scorso, è venuta l'ordinanza del sindaco di Svongole, dove siamo attualmente accampati senza servizi igienico-sanitari, perché non abbiamo potuto averli. Per quale motivo? Perché non può diventare un campo regolare, perché un solo ha abusivamente occupato, dopo di quello che abbiamo avuto, che ci hanno dato. Però bisogna anche comprendere questo fatto, perché uno tenta, non scappa nessuno con 65, anzi siamo 152 persone, 42.000 a scappare così in mezzo ai prati. Da allora fino ad ora in poi abbiamo soltanto ricevuto l'ordinanza dello sgombero. Stamattina la dottoressa Gabriella Cervi ci ha mandato un'altra ordinanza, cioè di quando si basava all'ordinanza precedente del 5 agosto, che adesso il 12 ci sarà lo sgombero. Ma io dico una cosa, va bene, ci sarà lo sgombero. Noi siamo disposti a trattare, a includerci come abbiamo. Io ho fatto personalmente una lettera aperta con tutta la mia comunità di integrarci e di includerci, di andare a fare un percorso di integrare i nostri figli, includerli nella vita come si deve. Perché ormai non ci sono più camminanti, cioè i nomadi non sono più camminanti. Noi siamo arrivati a stanziarci e sapremo gestire bene delle strutture che avremo a nostra disposizione, e così noi cerchiamo un posto tranquillo di vivere in tranquillità, di poter integrare e includere i nostri figli, di avere un vita migliore, perché io ho fatto 45 anni, mamma mia. Cioè, anzi, sono stato per 29 anni come portavoce, ho cambiato tante amministrazioni. Ve lo dico una, nel 2000 l'hotel ha fatto una direzione, il campo nostro di via Sarvetti doveva essere nostro, no, ha buttato Casino 700 perché c'era tanto tirato e tanto affollamento. Io da 28 anni ho aspettato una sistemazione, sempre andavo a parlare e cercare una sistemazione come si deve. All'ultimo abbiamo avuto, però è stato, cioè non è stato lo sbaglio, è stato molto bene, io ringrazio tutto quello che abbiamo avuto, una comunità comodissima, anzi una vita adeguata e una vita di cosa. Però quando non si può convivere, quando uno scappa per salvare la vita di sé e dei suoi stessi, allora non guarda dove vivo, si mette sotto il ponte o si mette. Però adesso io dico una cosa e mi rivolgo ai competenti, mi rivolgo al sindaco Marino. Giusto, bisogna rispettare l'ordinanza, perché questo non viene pubblico, giusto? Praticamente, una volta fatto il suo sgombero, non si può ritornare a Castellamano, perché con 2 anni e mezzo, quasi 3 anni abbiamo provato, non c'è convivenza, perché noi non abbiamo narrato tutto quello che abbiamo subito, là. Soltanto abbiamo narrato la convivenza sociale, però tutte le lettere, siccome lì ci sono dei vigilantes, dei risorse di Roma, che ogni sera che noi avevamo dei problemi facevano, hanno fatto 500 relazioni, queste relazioni non sono scelte fuori. Può darsi che chi di competenza non lo sa che cosa è veramente la nostra fuga di quel ghetto là. Lo posso definire ghetto perché è stato un ghetto per noi. Praticamente noi siamo disposti a collaborare
con i competenti veramente di essere proprio inclusi nella vita migliore, a dare del nostro meglio, per essere fino all'ultimo disponibili e ovviamente anche con i competenti e chi è di dovere. Però bisogna avere anche per noi, perché siamo gente umana, siamo umani tutti quanti, avere un riguardo di vedere, di inserire delle persone che ha bisogno. Io vi ringrazio di cuore veramente e tutti i partecipanti che vogliono darci questa possibilità, io sono disposto a collaborare non soltanto io, ma tutta la mia comunità di cuore e fino in fondo. Grazie signori. Consigliere Battaglia, Presidente della Commissione Politiche Sociali, piacerebbe poter dire tra qualche mese o tra qualche anno che l'iniziativa di oggi, di cui dobbiamo ringraziare l'Associazione 21 Luglio e Acci Solidarietà, ha rappresentato un contributo non solo per chi vi ha partecipato, per i diretti interessati, per i giornalisti, per i cittadini che sono venuti e per noi che abbiamo potuto aumentare la nostra conoscenza, ma anche per l'amministrazione, perché queste linee guida sono un esempio, un contributo che viene messo a disposizione dell'amministrazione, che rappresenta una, poi chiaramente se ne possono fare altri o si può articolare ancora di più, ma è un esempio di come quella strategia nazionale di inclusione, che a volte può sembrare appunto molto di indirizzo, molto teorica, in realtà può trovare a livello territoriale una declinazione con delle misure specifiche che sono qui indicate, e nello stesso tempo però possiamo constatare che c'è un ritardo che è dovuto a tutti i motivi che sono stati detti, cioè le amministrazioni degli ultimi 15 anni, diciamo, per non andare più indietro, ma c'è in generale, io ve lo dico francamente, c'è una difficoltà in questo momento delle amministrazioni, non solo su questo punto, a avere delle strategie, cioè ad operare in maniera non giorno per giorno, cioè in modo non emergenziale, come si dice. Questa è una difficoltà che c'è non solo su questo settore qui, per una serie di motivi di difficoltà politica, di mancanza di formazione di chi deve affrontare questi temi, di mancanza di risorse economiche, ma c'è a maggior ragione su questo tema, dove in più si aggiunge anche una questione di pregiudizio, evidentemente di tipo culturale, che si è formato in decenni e che non è facile superare. Allora, io mi sento comunque di lanciare un invito, penso che questa di oggi sia stata un'iniziativa costruttiva. Penso che a breve dovrà esserci anche un'iniziativa che indica un metodo di fare. Io ho letto una intervista dell'assessore Cutini che sono stato molto felice di leggere, in cui lei ha annunciato per questo mese, in realtà per la metà di settembre, ci siamo quasi, un grande tavolo aperto proprio per iniziare ad impostare fattivamente questa strategia di inclusione a livello romano. Penso che insomma da parte nostra e degli altri consiglieri di maggioranza che sono qui c'è tutta la disponibilità a sostenere queste linee guida, questo documento come primo contributo per quel tavolo, e ovviamente c'è anche la preoccupazione per l'attualità che stiamo vivendo in queste ore, in questi giorni. Io resto convinto, è una mia opinione di cui me ne assumo la responsabilità anche politica, che le 150 persone che sono ora via Salviati, se affrontate in un certo modo quella situazione, rappresenterebbe un'opportunità proprio di segnare un'inversione di tendenza rispetto alle tematiche di cui abbiamo parlato oggi. Noi come consiglio faremo tutto quello che è nella nostra competenza in termini di indirizzo e di controllo rispetto alle iniziative della Giunta. Grazie.
10-15 giorni per avere un incontro con i competenti. Ho scritto delle lettere, ho mandato dei fax per avere un incontro per trovare una soluzione, un dialogo. Non siamo stati ricevuti. Abbiamo ricevuto soltanto delle fiori. Perciò io chiedo umanamente al sindaco Marino magari di vedere, di trovare a fare un tavolo, di dialogare, di trovare una soluzione insieme che va bene sia per i nostri assalariati, sia per l'amministrazione e per il comune di Roma. Grazie di tutto, scusate. La comunità sta chiedendo quello che nel suo diritto chiedere, ovvero è disponibile a lasciare l'area che ha occupato abusivamente, ma sta chiedendo di non essere trasferita in un ghetto che è nominato Contina Killer per un motivo. Noi oggi prendiamo lo sciopero della fame a oltranza fino a quando il comune non si deciderà a incontrare queste persone come è previsto dalla legge. Grazie. Bravo.